Un altro punto cruciale della crisi nella Chiesa e nell'umanità di oggi è data dal rifiuto da parte di intere moltitudini della santa virtù della purezza. Basta pensare soltanto a un fatto, che persino in alcuni popoli barbari dell'antichità la sacra virtù della purezza era tenuta in grande considerazione. E oggi ci ritroviamo con intere moltitudini di battezzati che vivono senza regole, senza comandamenti, senza rispettare le leggi sia di Dio che quelle della civiltà umana. Sulla questione della sacra virtù della purezza io ne avevo già parlato ampiamente in un video pubblicato qualche mese fa. Il link di questo video lo metto nella descrizione a questo video. Nella nostra epoca, un punto fondamentale per riconoscere chi è veramente fedele al Signore Dio Onnipotente e chi non lo è proprio l'osservanza e la fedeltà alla sacra virtù della purezza. Coloro che sono fedeli a Dio vivono e praticano la sacra virtù della purezza e la diffondono, la insegnano, la predicano e quando occorre rimproverano anche i peccatori, perché tutto ciò ce l'ha insegnato di fare la santa parola di Dio. Invece tutti coloro che non credono alla sacra virtù della purezza non la vivono, non la praticano, non la insegnano, ma anzi la disprezzano, costoro non sono fedeli a Dio, ma gli sono nemici di Dio, di se stessi e della stessa civiltà, perché una civiltà che non vive, non pratica e non rispetta la sacra virtù della purezza è una civiltà prossima ad estinguersi. Ci sono molti battezzati che purtroppo calpestano la sacra virtù della purezza e si adeguano alle logiche perverse e immorali del mondo. Così ci sono molti battezzati che si recano frequentemente nelle spiagge in abbigliamenti osceni che sono indegni della propria dignità di figli di Dio e in tal modo danno scandalo agli altri, fanno male alla propria anima e attirano su se stessi e su molti altri che partecipano al proprio peccato il castigo eterno nell'aldilà e tante volte anche i castighi divini già su questa terra. C'era San Pio da Pietrelcina, un grandissimo santo, che sempre predicava sull'importanza della sacra virtù della purezza e lui proibiva a tutti i suoi figli e figlie spirituali di recarsi nelle spiagge, soprattutto per non contaminarsi con gli altri peccatori e peccatrici. Infatti, andare in spiagge dove ci sono persone vestite in maniera indegna della propria dignità di figli e figlie di Dio espone ai peccati di pensiero, peccati di sguardi e peccati di scandalo, tutti peccati gravissimi che attirano le peggiori disgrazie sui colpevoli. Dice la Sacra Parola di Dio che chi ama il pericolo perirà in esso. Un altro fatto molto eloquente, sempre riguardante San Pio da Pietrelcina, era che quando qualche uomo o qualche donna o anche dei giovani andavano da lui e gli dicevano che avevano trovato qualche fidanzato o fidanzata, lui chiedeva spesso: «Dove vi siete conosciuti?» E quando l'uomo o la donna dicevano che si erano conosciuti in spiaggia, San Pio da Pietrelcina
rispondeva sempre allo stesso modo e non ammetteva repliche. Lui diceva: «Se vi siete conosciuti in spiaggia, c'entra il diavolo». E poi ordinava di lasciare immediatamente quel fidanzato o quella fidanzata che si erano conosciuti in spiaggia. Perché questo veramente fa riflettere questi santi insegnamenti di San Pio da Pietrelcina. Diceva che nelle spiagge, soprattutto quelle di oggi, dove ci sono praticamente quasi sempre persone impudiche che calpestano la sacra virtù della purezza, San Pio da Pietrelcina diceva che non bisognava metterci piede per non correre il rischio di contaminare se stessi e gli altri. Quindi a maggior ragione, quando si tratta di anime consacrate, la spiaggia va sempre evitata. Ognuno di noi ha soltanto un'anima e soltanto questa vita sulla terra. Cerchiamo di non sprecarla con i compromessi con il male o i malvagi e cerchiamo di non rovinarla nei peccati, perché il giudizio del Signore Dio Onnipotente è veramente terribile e severo. E questo non lo dico soltanto io, ma lo dicono tutti i veri santi e tutte le vere sante della storia della Santa Chiesa. E come se non bastasse, lo dice soprattutto la sacrosanta parola di Dio. Certamente, oltre alla vita terrena, c'è anche la vita eterna, quella che verrà dopo questa terra. Ma nella vita eterna noi raccoglieremo ciò che abbiamo seminato in questa vita. Qui abbiamo ancora la possibilità di convertirci, ma ci rimane pochissimo tempo. E il tempo della conversione è adesso, non è domani. Noi ogni istante dobbiamo essere pronti alla conversione, a cambiare la nostra vita secondo le sante leggi di Dio. Perché noi, quando lasceremo questa terra, e dopo il giusto giudizio di Dio, raccoglieremo ciò che di bene o di male abbiamo seminato qui. Se abbiamo seminato il bene e osservato le sante leggi di Dio, avremo la vita e la salvezza eterna. Ma coloro che non hanno osservato le sante leggi di Dio e coloro che non hanno rispettato i suoi sacrosanti comandamenti andranno nel castigo eterno, cioè all'inferno, con i demoni, fra i più grandi castighi che superano in gravità ogni umana immaginazione. Che la Santissima Trinità possa fare luce e chiarezza nelle vostre vite e condurvi alla vera osservanza delle sante leggi di Dio e quindi alla vera via della vita eterna.